voglio legarmi anzitutto al discorso della senatrice Savino, che ha chiesto questi soldi che loro investono, non tagliano i 2 miliardi e 700 milioni sempre gli stessi, dove li investono che non si vede. Allora io qua ho un po' di cose. Sono albi pretori delle aziende, sono ricettati ufficiali pubblici. Allora, innanzitutto come risparmiare, per esempio a Gorizia risparmiare sulle ambulanze, stanno di nuovo dando le ambulanze del 118 in appalto, ok? Vuol dire associazioni esterne che non si sa chi ha voto. Il piano regionale emergenze prevede tassativamente che l'ambulanza appartengono alle aziende con personale sanitario a bordo e personale tecnico a bordo dell'azienda. Perché? Perché l'azienda ha un controllo totale sul mezzo, esige rispetto di moltissime regole che noi siamo tenuti a rispettare, mentre tutto questo controllo sfugge una volta che questo mezzo è dato in appalto. Quindi il mezzo d'emergenza non va dato in appalto assolutamente, cioè con un po' di ragionamento, ma a Gorizia questi mezzi adesso ci saranno dati, che già è stato firmato in marzo, verranno dati in appalto alla bellezza di 230.000 euro per fare una decina di mesi. Quando noi abbiamo la mancanza, perché danno in appalto l'azienda? Non abbiamo gli autisti. C'è una graduatoria vigente di 23 autisti precari, esperti, professionisti, con esperienza oltre 5 anni, preparati in tutto, formati, che sono interinali, che l'azienda non assume, ma preferisce dare in appalto chissà chi vince la gara per 200 e passa 1.000 euro. L'azienda Creato Fiumi Medio Collinare prolunga un appalto con la Croce Rossa, visto che hanno aperto certe postazioni in giro per le montagne, adesso non riescono a coprire i turni con le ambulanze. L'azienda possiede le ambulanze come mezzi, ma non ha gli autisti da metterli lì perché non hanno assunto. E cosa facciamo? Diamo in appalto 800.000 euro. Questa è un'altra cosa, dove vanno a finire i soldi, i grandi investimenti, invece di assumere più autisti mancanti all'azienda 3, che risultano interinali in questo momento e firmano i contratti ogni 2 mesi, noi spenderemo 800.000 euro per un servizio di non si sa che qualità. Okay? Poi c'è l'ultimo decreto confermato dal dottore direttore dell'azienda Udinese, che il nuovo contratto con Eli Friuli, il famoso elicottero notturno che partirà chissà quando, adesso intanto lo testano, lo provano. Ecco, mensilmente questo elicottero notturno costerà 280.000 euro al mese, IVA esclusa, con il personale a bordo, personale comandante, pilota e il tecnico di il soccorso. Il personale sanitario non è compreso in questo prezzo perché non appartiene alla ditta in appalto per le prima. Oltre questo, visto che si sta costruendo l'ospedale nuovo a Udine, non è che si sta costruendo da ieri, chi ha progettato l'ospedale, l'hanno progettato 30 anni fa, ha capito che dovrà fare dei padiglioni da qua a là con la via, no? Adesso si sono accorti da dove sta adesso il soccorso a Udine, allora a me devono mettere delle gru per costruire altro pezzo dell'ospedale. L'anno scorso lì hanno messo una casetta nuova per il personale del soccorso, è una baracchetta mobile ma è messa nuova, l'hanno costruita, perché adesso bisogna sbaraccare tutto. Dove lo mettiamo il bel elicottero? A Campofoglio, per la bellezza di 511.000 euro di piazzola rimovibile in alluminio, con l'hangar che bisogna costruirlo, con un serbatoio per carburante da 20.000 litri interrato. Tutto questo a Campoformido, non so quanto sapete quanto è distante Campoformido da Udine. Io vi dico una cosa, l'elicottero notturno che interviene su Gemona, Renzone, 5 km, non atterrerà di notte a Renzone, atterrerà in un'ipotetica piazzola a Gemona che costerà altri non so quanti migliaia di euro da costruire ancora, dove aspetterà che noi con l'ambulanza li portiamo in malato, poi lui si alzerà in volo, andrà a Campoformito, poi gli darà un'ambulanza di Udine,
passerà 20 minuti in strada per portare il paziente a Udine. Sto di meno giù. Tanto vale che io da Venzone vada a Udine in ambulanza. Questi dati non sono assolutamente segretati, non c'è niente di nuovo, chiunque vada nei siti dell'azienda o amministrazione trasparente legge di altri territori, qua c'è di tutto e di più. La stessa legge, lo stesso piano regionale che è stato così rigoroso a definire determinati criteri per come dobbiamo essere, come dobbiamo fare le postazioni, sono ben definite come devono essere per legge, la stessa regione elude queste leggi, non le rispetta. Accusa forte, c'è una postazione d'ambulanza in una scuola elementare con tantissimi bambini simpaticissimi, dove il personale sta seduto in un'aula, non ha un telefono fisso, non ha una radio fissa, non ha un bagno, non ha un box doccia dove lavarsi, non ha un posto scopo pulito come questa legge qua, la legge 17 del 2014 lo prevede. Questo è stato dato il mandato alle aziende ad attuarlo. Lo attua, non può come il pare, nessuno controlla, nessuno ci ascolta, nessuno ci dà retta. Tanto per dire che il pronto soccorso di Gemona ci ha detto lo convertiremo in punto di primo intervento, non vi preoccupate, avrete l'automedica a Tolmezzo, non c'è. Non c'è l'automedica a Tolmezzo, l'elicottero volerà di notte, non vola di notte. In Alto Friuli vi girano le ambulanze con i soli infermieri. Se c'è l'elicottero disponibile viene a dare una mano. Se no sono soli e girano su un territorio pazzesco con danno. Grazie. Grazie. Grazie.